Fine settimana ricco di eventi a Teramo. Sì, torna sportissimamente, 11ª edizione, un'adesione straordinaria anche quest'anno di federazioni e associazioni sportive, quindi ecco, la manifestazione principe dedicata allo sport torna in Piazza Martiri e per tutto il centro storico. Diamo un'offerta di sport della nostra città, quindi invitiamo proprio tutti a capire in quali sport ci possiamo cimentare durante l'anno, e quindi un appuntamento molto importante. Il giorno dopo, domenica, un altro appuntamento straordinario, cade proprio nel giorno del compleanno di Ivan Graziani, e quindi con il buon compleanno Ivan un concerto dei figli. Quindi, da che ora? Dalle ore 16, all'apertura dalle ore 16 in Piazza Martiri con il MIT, musica inedita teramana, e quindi tanti gruppi che si esibiranno con le proprie canzoni, e poi alle 17 il concerto con Filippo Graziani e Tommy e la loro band, fino alle 19, quindi 2 ore di musica interamente dedicata al grande Ivan Graziani, che è una figura che noi dobbiamo ricentrare con forza nella nostra città, perché tante regioni provano a strapparcela, dobbiamo dire con forza, attraverso degli atti concreti, no? Si parlava della statua, della filodiffusione, ricentrare la figura di Ivan sulla città di Teramo è veramente una cosa importante. Questo è un segnale che noi diamo in attesa dei fondi regionali, lo facciamo con gioia nonostante i mille sacrifici, però è chiaro che su Ivan Graziani dobbiamo fare un lavoro molto più concreto, molto più forte. E le iniziative d'ottobre non si fermano a questo fine settimana? No, ci sono ogni weekend, anche ad ottobre ci sarà qualcosa, anche dal 12-13 ottobre iniziative per quanto riguardano il cibo, sia in centro sia un esperimento su Viale Mazzini, molto interessante, che presenteremo nei prossimi giorni, e quindi ecco, si spera anche che insomma, nelle settimane a seguire ci saranno altri eventi. Sicuramente i temi autunnali, i temi della montagna e di tutti quei prodotti che vengono dalla montagna, ma pensiamo all'olio, pensiamo al vino, quindi anche che toccano le mie deleghe all'agricoltura, sono temi molto molto importanti che dobbiamo valorizzare in città.